pecore elettriche con Davide Allegranti. Benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Dario Nardella ha vinto la sfida lanciata dall'ex amico Matteo Renzi dopo una durissima campagna elettorale con numerose accuse rivolte dal leader di Italia Viva all'ex sindaco di Firenze. Nardella si è preso la rivincita e ora vola a Bruxelles. 117.110 preferenze nella circoscrizione dell'Italia centrale. A niente, insomma, sono serviti gli attacchi dell'ex presidente del Consiglio sulla gestione della città, e così Nardella si è tolto qualche sassolino, o meglio sassolone, dalle scarpe. Le previsioni non sono andate come le aveva fatte Renzi, ma se verrà lo stesso a trovarmi a Bruxelles non vedo perché non lo debba accogliere e salutare come si deve, ha detto l'ex sindaco di Firenze, che si appresta a lasciare Palazzo Vecchio a Sarafunaro o a Eike Schmidt. Il capoluogo toscano va infatti al ballottaggio, tra i due candidati ci sono 10 punti di distacco circa, ma il candidato del destra-centro sembra voler recuperare terreno rivolgendosi agli elettori di quelle formazioni politiche che al primo turno avevano i loro candidati, Italia Viva e Firenze Democratica. E che cosa farà Matteo Renzi? Dopo la cenciata rimediata dagli Stati Uniti d'Europa, che non hanno raggiunto neanche la soglia di sbarramento del 4%, è tutto molto più complicato. Se Saccardi avesse raggiunto il 12% ipotizzato dai sondaggi, allora il discorso sarebbe un altro. Con il 7% però le cose cambiano. In ogni caso, una stagione politica sembra essere finita per Renzi, che inevitabilmente dovrà aggiustare i suoi piani per il futuro. Il PD comunque sembra voler fare a meno di Italia Viva. PD e renziani hanno governato in comune negli ultimi anni e governano ancora insieme in regione, ma anche in quel caso sembrano essere rapporti destinati a finire presto. Lo si capisce qua e là da alcune reazioni post-elettorali. La lezione di queste elezioni, si chiede l'ex presidente della regione toscana Enrico Rossi, per me è avanti a sinistra per la giustizia sociale e per la pace. Se Schlein avesse dato retta ai renziani e ai centristi del PD, avremmo avuto una sconfitta catastrofica e clamorosa. Invece ora si può guardare avanti, dice ancora Rossi. Ho l'impressione che il giudizio su Renzi sia ampiamente condiviso dalla dirigenza fiorentina e toscana del Partito Democratico. Resta da capire, ma il PD, forte di questo risultato, di questo vantaggio di 10 punti, che cosa farà adesso? Cercherà un accordo con gli ex compagni di viaggio? Nessuno nel PD fiorentino vuole pronunciare la parola apparentamento, almeno per il momento, e il motivo è evidente: in caso di apparentamento e di vittoria al ballottaggio, il PD perderebbe qualche pezzo in consiglio comunale. E a destra? Neanche Schmidt per il momento parla pubblicamente di accordi con i partiti, ma come detto preferisce rivolgersi agli elettori. Oltre 100.000 elettori hanno bocciato la giunta Nardella e la candidata sindaco designata. Altrettanti hanno scelto di non andare alle urne, ha detto ieri Schmidt. Circa 200.000 fiorentini quindi hanno voglia di una città migliore. Un cambiamento di cui mi faccio interprete, forte della mia esperienza manageriale e di una visione di città che guarda al futuro senza perdere la sua identità, anzi riconquistandola con orgoglio. Non mi rivolgo agli altri partiti, mi rivolgo a ognuno dei 200.000 fiorentini che non hanno votato per la coalizione del PD. Chi per convinzione, chi per delusione, chi per rassegnazione, ha detto ancora Schmidt, che dovrà affrontare però anche un altro avversario, il possibile calo della partecipazione. Il ballottaggio ci sarà infatti il 23 e 24 giugno e il 24 giugno è festa a Firenze. Quanta gente ne approfitterà per andare al mare? Ciao, le pecore elettriche tornano domani!